Sua gamma completa di veicoli zero emissioni costituita dalla Biposto Twizy, dalla berlina compatta Zoe e dalla furgonetta commerciale Kangoo ZE, Renault si propone di fare della tecnologia dei propri veicoli elettrici una soluzione innovativa e economicamente accessibile per una modalità di trasporto ecologica, con un impatto chiaramente positivo sul clima. Renault ZE, zero emissioni, zero rumore per proteggere l'ambiente. Benvenuti a Gallipoli, a questa seconda edizione della Gallipoli Run. Oltre 500 gli atleti presenti, agonisti, che partiranno alle ore 9. Alle ore 9.30 forse 800-900 sono i partecipanti alla Family Run, questa gara non competitiva di 4 km. Subito dopo, dopo due minuti, faremo partire la School Run, questa gara di 2 km, anche questa non competitiva, che porterà a scorrere quindi sul corso Galileo Galilei di Gallipoli per questa 10 km per quanto riguarda gli agonisti e 4.2 per i non agonisti. Gara inserita nel circuito nazionale, quindi una gara nazionale che è stata organizzata dalla sezione Lotta Italiana contro i tumori, quindi dalla LILT, dal dottor Serravezza, di cui il figlio è il patron dell'evento, quindi Antonio Serravezza, insieme ai suoi collaboratori della sezione LILT di Lecce e Casarano, che hanno organizzato questo evento benefico anche per la costruzione e per la raccolta fondi del fundraising del centro ILMA, che sta cercando ovviamente di andare a scoprire, questo è l'obiettivo del centro ILMA, per scoprire effettivamente le cause e i fattori di questo incremento dei fattori tumorali che interessano il nostro Salento. Quindi di nuovo benvenuti a Gallipoli, buona gara, buon divertimento a tutti. Grazie a Salento Television. Ciao!
Di tutta la Puglia chi soffre di più della patologia tumorale è certamente il Salento. Di qui quindi l'iniziativa presa qui a Gallipoli è fondamentale, perché anche attraverso la regolare attività fisica si debella il cancro. Noi dobbiamo impegnarci tutti quanti, cercare di fare una squadra per vincere il cancro. Il cancro è una malattia oramai guaribile, non più soltanto curabile. Ecco il perché prevenzione e ricerca sono le due strade da percorrere per far sì che i giovani non abbiano più a soffrire di questa malattia. Ai vostri posti parte la seconda edizione della Gallipoli Run. Lo spettacolo, i colori qui a Gallipoli, città vivente del Salento nel mondo. Sia da un lato che dall'altro, perché questa è la parte topica. Come vedete, i gruppi adesso sembrano tutti un gruppo. Il gruppo che va verso nord è quello che ritorna verso sud al quinto chilometro. Guarda, è uno spettacolo di colori, però non sento gli applausi, non sento gli applausi. Ogni tanto fatelo, perché dopo sarete voi i protagonisti. Sarete voi i protagonisti subito dopo di questa Gallipoli Run, seconda edizione, gara nazionale che porterà oltre i 500. Oh, lo schiavone c'è! Main sponsor, sport leader squinzano, ovviamente che ha fornito ovviamente anche il ponte d'arrivo. Mi diceva Federica che prima delle 10 non riusciamo a far partire, perché ci sono ancora grandi iscrizioni, iscrizioni per la Family Run. Nel frattempo la sorridente sempre, Laura Ingrosso. Anche grande, corre. grande. Oreste c'è. Facciamo anche un po' di show, via. Un po' di ragazzi, chiamiamoli, forza. Dai, forza ragazzi. Dai che manca poco. Forza, dai, grandi. Tuglie c'è. Via, forza ragazzi, dai che ci siamo. Questa è la Gallipoli Run, seconda edizione 2018, oltre 500 gli atleti al passaggio, e questo ovviamente anche se ovviamente per i puristi delle corse, Federica, il fatto di andare e tornare non è
è ovviamente chi corre, però per lo spettacolo è tutt'altra cosa, certo. Dove effettivamente tu vedi sia l'andare verso nord da un lato, dove vedi il circuito, e anche dall'altro lato, dove effettivamente si può incitare sia da una parte che dall'altra, e per gli atleti sicuramente una grande cosa. La prima delle ragazze, Gemma Emanuele, subito è praticamente preceduta da Cristian Bergamo, poi Pagliara 3.04, poi Giurgola 3.66, forza, e siamo al quinto chilometro. Gianluca, siamo al quinto chilometro, siamo a 19 minuti e 48. 33 e 34, 33 e 34, l'orso. Com'era il vento contrario? Sì, 30 gradi non fa male. Comunque grazie Alessandra di essere venuta insieme ad Alessio e dei ragazzi della non competitiva. Grazie ancora. E tra poco premiazioni ragazzi, stiamo ultimando gli arrivi, attendiamo ovviamente gli atleti della non competitiva e poi andiamo a premiare tutti quanti con il dottor Schittulli, il dottor Seravezza e ovviamente la dottoressa che abbiamo appena ascoltato ai nostri microfoni anche in diretta social, che è la dottoressa Burlando, che è stata con noi la presidenta, come piace simpaticamente chiamarla, ma soprattutto con i nostri volontari LIRT, che sono veramente tanti e ci hanno permesso di arrivare al numero, al nostro traguardo. Lo comunichiamo ufficialmente nuovamente, seconda edizione 1500 Monica! Di iscritti tra la competitiva e le non competitive. Grazie ragazzi, grazie ancora e andiamo verso questo centro ILMA aspettando la sua inaugurazione quanto prima. La salute è un diritto, però la salute è anche un dovere, che è un dovere di ognuno, conservare quello che è il bene supremo, la nostra vita e la vita di chi sta vicino. Ed è questa la missione che oggi il medico, ricreando e rinsaldando un rapporto che sembra ormai sfilacciato, invece vuole ricostruire a partire da qui, a partire da quello che si fa realmente sulla strada e facendo tanta strada insieme. Grazie a tutti. Grazie al dottor De Giorgi, io magari se vuole rimanere con noi per una premiazione poi la lascio libera, va bene? Se c'è il sindaco, sindaco giovanissimo di una città importante, bisogna dire. Ci vuole. Allora, io invito, ecco qui la prima, quindi la prima viene premiata dal sindaco, Quarato viene invece premiato dal presidente, prego. Dall'altra parte c'è Sisi Malà, prego, dottor De Giorgi, vicino al Francesco, io mi sposto per eccolo qui. Stefano Minerva, sindaco, premio la prima saluta, il presidente dell'Ordine dei Medici di Reggio, dottor De Giorgi, Francesco Quarato, del team TL Trasporto di Massa Fra. Applauso che non si sente. No, è anche il compagno di vita, ovviamente, è da poco perché sono sposati. Speriamo di portare a compimento questo progetto, speriamo, ce la faremo, stiamo andando avanti, tutto procede. Ringrazio Stefano, il sindaco di Gallipoli, per la vicinanza a questo progetto, ringrazio i Passi di Sosalento, sì, il Pano Ciampaolo, tutta l'animazione dello Splash, esatto, della Thermoxen, Antonio Quarta con il suo progetto No Capsule, tutti i volontari, pasticceria Salentina, eccolo qua, Donato Ferroni, direttamente da Roma per scaricarsi, per farci gustare i suoi pasticciotti, eccolo qui, Donato. Ma nemmeno salutare dal vivo perché abbiamo... Ringrazio veramente, siete tantissimi, tutti gli sponsor, Ernesto Martinucci,
Ringraziamo. Vorrei sottolineare un attimino. La Sauconi ha portato i pasticciotti da Roma. I pasticciotti da Roma per la Gallipoli Run. Ringrazio Cristian, il nostro dronista. Posso garantire che sono Andrea Colella di Bel Paese. Se non di più Salento Online, Salento Live, Salento Television, ringrazio Lecce Prima ancora. Vai, vai, continua! Mezzogiorno, il quotidiano, un flash in testa di tutte le testate giornalistiche che ci sono state vicine in quest'ultima settimana. Ringrazio ovviamente la nostra presidente che è sposato con me due la anni fa, il primo progetto 1515 per quest'anno che rimarrà con noi alle premiazioni. La banca di Leverano vicino a noi. E niente, ringrazio tutti e il coordinato servizio che hanno fatto le forze dell'ordine, ben preciso, tutto chiuso e dettagliato nei minimi particolari, quindi abbiamo, ci siamo impegnati tutti a dare la massima sicurezza a tutti questi ragazzi soprattutto e alla manifestazione. Voglio ringraziare di persona tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato. Grazie. Claudio! Diamo i numeri ufficiali della seconda edizione della Gallipoli Run, però lo facciamo fare a lui, organizzatore. Ormai è addentrato nel mondo dell'atletica, perché si è lanciato l'anno scorso, avevamo portato a casa i numeri veramente interessanti, però eravamo sui 1003. Quest'anno quanti abbiamo qui con noi a correre per la ricerca? Siamo ancora 1515. Rispetto allo scorso anno siamo veramente felici, abbiamo lavorato bene, ma soprattutto i salentini hanno accolto questo progetto. La profit, di empowerment dal pasto, ricordiamo che il centro IMA è esclusivamente finanziato dalle vostre donazioni. Quindi donate, dottoressa Burlando, la nostra presidente. Ho salutato all'inizio, saluto molto volentieri, ma non alla fine, perché siamo soltanto a una tappa intermedia. Noi dobbiamo ancora continuare a correre per la ricerca, quel tipo di ricerca che non fa ammalare. Quindi è una scelta di campo decisamente innovativa. Il centro IMA nasce, lo ripeto, con questo segno di riuscire ad abbassare le nuove diagnosi e quindi le persone che si ammalino, che siano sempre, sempre di meno. Grazie Gallipoli, grazie a tutti i partecipanti e ci ritroviamo per la prossima, terza edizione della Gallipoli Run, grandi e piccoli. Con la sua gamma completa di veicoli zero emissioni costituita dalla Biposto Twizy, dalla berlina compatta Zoe e dalla furgonetta commerciale Kangoo ZE, Renault si propone di fare della tecnologia dei propri veicoli elettrici una soluzione innovativa e economicamente accessibile per una modalità di trasporto ecologica, con un impatto chiaramente positivo sul clima. Renault ZE, zero emissioni, zero rumore per proteggere l'ambiente.